Salve amici, bentornati con un nuovo appuntamento col paranormale. Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale e di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Adesso basta parlare, cominciamo. Nel primo filmato, un uomo va sul terrazzo per fumare un sigaro. L'uomo non si accorge che viene ripreso da una telecamera di sicurezza. Mentre l'uomo sta fumando il suo sigaro, sembra che qualcuno o qualcosa lo stia spiando. Questo è ciò che è stato ripreso con la telecamera. Una volta finito di fumare il suo sigaro, l'uomo torna alla porta per scendere giù e la strana ombra, comparsa dalla finestra della porta, scompare all'improvviso. Nel prossimo filmato vengono mostrate queste due ragazzine mentre giocano con i cuscini. Ad un certo punto qualcosa cattura l'attenzione di una delle due ragazzine. Uno strano volto appare in mezzo a alcuni cuscini. Lo stesso scompare in frazione di secondi, lasciando le due ragazzine incredule di ciò che è successo. Il video seguente mostra alcuni ragazzi mentre si avventurano di notte in un bosco a caccia di emozioni forti. Ad un certo punto trovano uno strano pupazzo. La ragazza del gruppo gli mette la mano sulla testa. Ad un certo punto uno dei ragazzi gira la telecamera e riprende la ragazza, e ciò che viene catturato è davvero terrificante. Questo è ciò che è stato ripreso. Alcuni indagatori del paranormale entrano di notte in una scuola dove si dice che uno spirito inquieto di una giovane ragazza vaghi di notte per questa scuola in cerca di vendetta. Secondo alcune voci, lo spirito sarebbe molto aggressivo e pericoloso. Ciò che vedranno questi ragazzi li terrorizzerà a morte. Questo è ciò che è stato filmato. Una giovane ragazza vive un'esperienza paranormale davvero terrificante. L'auto della ragazza si ferma all'improvviso, senza alcun motivo, su una strada dove si dice che si aggiri uno spirito maligno.
La giovane, incuriosita ma anche spaventata, riprende il tutto col suo telefonino ed esce fuori dall'auto. Una volta fuori, sente degli strani rumori. Logicamente, la ragazza incomincia a spaventarsi e decide di rientrare in auto per andare via da quel posto. Rientrata in auto, tenta di mettere in moto la macchina. Dopo un po' ci riesce, ma girandosi nota qualcosa di terrificante. Questo è ciò che è stato filmato. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Spero che i video vi siano piaciuti. Fatemi sapere nei commenti quale di questi video vi ha spaventato di più. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!